Buongiorno a tutti cari amici del canale, in questo angolo di paradiso inizia il video di oggi. Silenzio, natura incontaminata, bosco, guardate che colori, guardate dove sono, è un paesaggio incredibile. Seguitemi fino alla fine del video perché credo ne varrà la pena. Visiteremo dei panorami mozzafiato perché oggi vi porterò in alta quota, scatterò alcune fotografie, ma non perdiamo tempo, seguitemi. Siamo nella fine del mese di settembre e in questo momento ci sono circa 2 gradi sopra zero. L'aria è frizzantina, molto molto bella, fresca, si sta molto bene, ma vestiti in modo adatto e facendo una passeggiata devo dire che è forse la temperatura ideale per affrontare questo tipo di percorso. Il mese di settembre assieme al mese di ottobre secondo me sono i mesi migliori per effettuare le escursioni in montagna, perché non c'è la ressa dei mesi estivi e il clima è perfetto, senza considerare il fatto che solitamente in questo periodo dell'anno, quando si parte per fare un'escursione, difficilmente il tempo cambia come succede in estate, dove magari la mattina è bello e il pomeriggio arrivano dei forti temporali. Durante questo periodo si ha quasi la certezza di poter partire con il bello e tornare con il bello. Guardate che bello questo laghetto. Sono partito da Malga Coltrondo e sto andando in direzione di Nemes. Da Nemes poi farò una visita a questi luoghi meravigliosi e andrò verso destra per andare in direzione del Col Quaternà o Monte Quaternà a seconda delle interpretazioni. Arriverò sulla Spina, che è la famosa cresta che lambisce l'Austria, e da lì avremo la possibilità di osservare un panorama su tutta la Val Comelico decisamente mozzafiato. Molto interessanti questi giochi di luce e di ombra che danno all'immagine veramente una connotazione ricca di poesia. Questo prato poi è qualcosa di unico. Iniziano a tingersi dei colori dell'autunno tutte le piante che troviamo nel secondo piano e la vegetazione è ancora rigogliosa, ma inizia chiaramente a dare il passo all'estate che è finita. Guardate quel che resta di questo albero. È stato tagliato e rimane il tronco, che sarà alto circa un paio di metri, sul quale molto probabilmente verrà effettuata e ricavata una scultura in legno. Qui il sottobosco è molto particolare, c'è la presenza molto frequente di mirtilli, che sono commestibili e molto molto buoni. Vengono fatte anche le marmellate e questa è proprio una zona caratterizzata da questo tipo di frutto, che è veramente fenomenale. Tra l'altro il mirtillo ha innumerevoli proprietà positive per la nostra salute e per il nostro fisico. Ma guardate dove vi porto. Questo è il sentiero e lì abbiamo la Spina, dove ha fatto la prima neve. Guardate, bellissimo. Lì c'è un crinale mozzafiato dove ci sono spesso animali al pascolo. Non c'è nulla, non c'è vegetazione perché l'altitudine ha una certa importanza, ma soprattutto abbiamo delle montagne lambite dal vento che le accarezza costantemente giorno e notte. Guardate poi anche questa pianta,
il sorbo dell'uccellatore con le pomele che ormai si sono staccate, il frutto. Questa è una pianta molto bella che produce dei frutti, delle bacche rosse, colore molto acceso, che gli uccelli utilizzano per cibarsi. Ora tiro fuori la mia macchina fotografica e inizio a fare qualche fotografia. Come di consueto vi ricordo di visitare il mio sito internet andreacostagallery.com, dove potete trovare tutte le fotografie delle gite che faccio assieme al video e tutte in alta risoluzione. Ho anche un profilo Instagram, sempre Andrea Costa Gallery, dove potete restare aggiornati nell'immediato. Ma guardate questa porzione di paesaggio, è veramente fenomenale. Abbiamo questa linea guida caratterizzata da questo filare per contenere gli animali e in lontananza le montagne che sono veramente molto belle. Nel primo piano abbiamo anche questo bellissimo arbusto. Durante le mie escursioni solitamente porto la D750 della Nikon con una scelta molto ponderata sugli obiettivi da portare, perché voglio prediligere la leggerezza e non avere zaini troppo pesanti. Oggi ho portato con me il 105, che così ho un medio tele che però mi consente anche di fare della fotografia macro al bisogno, perché è un micro Nikkor 2.8, poi il 50 mm 1.4 per avere una focale normale, quindi ritrarre quello che solitamente vede l'occhio umano, e un 14-24 2.8 per le foto più panoramiche. Il mio set è composto da uno zaino dove all'interno del quale ho gli obiettivi, però come vedete utilizzo anche questo aggancio della Peak Design che è molto comodo per attaccare la macchina fotografica allo spallaccio. Guardate che paesaggio. Qui è veramente fenomenale. Ho fatto alcune fotografie sia col 50 mm che con il 105 per andare a trovare delle porzioni di paesaggio molto selettive e adesso continuo nella mia gita in direzione del Col Quaternà. Ora cerco di spiegarvi il motivo per il quale fare per me dei trekking e delle fotografie in montagna è motivo di grande passione e soddisfazione. E ve lo faccio vedere subito, perché quando facciamo una passeggiata come questa in un ambiente tipo questo che vi faccio vedere ora, guardate, oltre al panorama può succedere mentre si cammina, indisturbati nella natura e nel più totale silenzio, di trovare situazioni tipo queste. Guardate. Cosa posso dire? Sono due funghi piccolissimi, considerate che questa è la mia mano, che sono cresciuti indisturbati in questo contesto magico. Ora proverò a ritrarli. Farò un primo piano con il macro, in modo tale da dare loro l'importanza che meritano. Dopodiché cambierò la focale, utilizzerò il 50 mm con il quale contestualizzerò anche l'ambiente, per poi terminare con l'utilizzo del 14-24, che è il grandangolo, che mi consentirà di inserirli in un contesto ancora più ampio per dar loro un maggiore respiro, utilizzando l'elemento prospettico come elemento compositivo principale di questa fotografia. Ora prenderò questo sentiero, che in realtà è una strada, una vecchia strada militare, farò questo percorso qui e andrò fino alla sella, questa qui, esattamente qui, per poi risalire in cima al Monte Quaternà, che è questo qui. Beh, che dire, la giornata di oggi è veramente fantastica. Adesso la temperatura si è leggermente alzata, saremo attorno ai 10 gradi, e
il sole sta ormai dipingendo tutta questa valle. Il percorso è molto interessante, vi consiglio di provare a farlo. Si parte o da Padova risalendo verso la Malga Coltrondo, oppure dal Passo Montecroce si fa Nemes e si può arrivare in questo bellissimo territorio. Il giro è un giro tranquillo, non particolarmente impegnativo, dopodiché è chiaro che un minimo di allenamento bisogna averlo per poter fare tutto il giro del Quaternà, anche perché la quota non è tantissima di dislivello, però a livello di chilometraggio, insomma, qualche chilometro da fare c'è. Come potrete notare, sto arrivando alla base della risalita che devo fare a zigzag, c'è una strada che arriva fino in quota e siamo ormai al limite della vegetazione perché sto iniziando ad alzarmi. Là sopra c'è la cresta di confine e proprio dietro c'è l'Austria. Qua siamo ancora in territorio italiano. Però lì ci sono tutte le casermette che lambivano proprio tutta la cresta, facendo tutta la spina per andare un po' a controllare il territorio quando negli anni quelli caldi, diciamo, c'era ancora il fenomeno del contrabbando, per cui c'erano tutte le caserme della Guardia di Finanza e dei militari. In questo momento davanti a me il Quaternà, non so cosa si riesca a vedere perché sono controluce, però vi assicuro che da qui è veramente imponente. Senza fretta ci arriviamo. L'importante è non avere fretta, essere attrezzati, avere con sé del cibo, dell'acqua e qualcosa per l'eventuale cambio del tempo meteorologico, quindi qualcosa che ripara dall'acqua. Quando ci sono questi ingredienti, con la nostra calma possiamo arrivare ovunque. Basta non avere fretta. Guardate, che meraviglia. Ed eccola qui, sono arrivato in quota dove c'è la prima neve. Guardate. La mia prima neve, perché quest'anno in realtà ha già nevicato su questa cresta anche nel periodo estivo. Però per me quest'anno, diciamo l'annata 2023-2024, è la prima neve che vedo fresca. Questa è la cresta di confine, appena dietro c'è l'Austria e la zona che ci porta verso Kartisch. Con 7 km di passeggiata si arriva comodamente, mentre da dove sono arrivato io, che è questa strada qui, ci sono 9 chilometri per arrivare al Passo Montecroce. E io sono partito da quella valle lì, laggiù in fondo. Non so se si riesce a percepire dal video perché la luminosità è molto elevata a causa della presenza della neve, però vi posso assicurare che qui, alle basi del Monte Quaternà che sto riprendendo in questo momento, c'è parecchia neve. Guardate poi sulla destra il costone che si apre, è molto diradato con la presenza di alberi, ma il sottobosco ha una caratteristica molto singolare, nel senso che è popolato da un sottobosco di colore rosso, un rosso molto caldo, che si sta un po' preparando per la fase autunnale, la classica e bella fase del foliage che chi ama la fotografia conosce molto bene. Ho il Quaternà davanti a me e sulla sinistra il passo. Ora faccio qualche passo e scusate la ripetizione e vi faccio vedere il panorama che c'è, perché solo il panorama che c'è qui merita tutta la gita. Guardate, adesso io sto salendo, sulla destra la neve che non si è ancora sciolta, ma guardate, un poco alla volta che cosa si apre all'osservatore. Un vero e proprio paradiso. Guardate. Qui
Qui il paesaggio è qualcosa di unico. Sulla sinistra la cresta di confine con l'Austria. Lì abbiamo tutta la valle che porta verso il Comelico, Monte Zovo in lontananza, e sulla destra la spina. Se andate nel mio canale, se riesco vi linko un video qua sotto nella descrizione o sopra in sovraimpressione, vi linkerò un video dove vi parlo della spina vista dalla destra, cioè da quella parte lì. Guardate che bello. E qui adesso farò la risalita per arrivare in cima al Col Quaternà, dove c'è la croce e dove mi mangerò un succulento paninozzo. È chiaro che non sono mai stato sulla Luna, ma sicuramente il famoso detto qui ci sta a pennello. Guardate. Queste pietre sono molto particolari e sono diverse dalle pietre presenti nelle zone limitrofe. Perché? Perché il Col Quaternà è di origine vulcanica. Qui una volta c'era un vulcano e quindi questa qua è tutta roccia lavica. Ed eccomi arrivato in cima al Col Quaternà. Guardate, qui c'è la croce e qui siamo a 2503 metri sul livello del mare e qui abbiamo perché vegli sull'eterno sonno di tutti i morti di tutte le guerre, perché protegga l'opera di pace di tutti i popoli questa croce, simbolo millenario di amore e di sacrificio su questo monte, sacro per il sangue di tanti caduti. La gente del Comelico volle, i suoi figli eressero agosto 1957. Adesso sono proprio sulla sommità del Col Quaternà e guardate
il panorama che si apre. Qui abbiamo tutta la cresta di confine con Kartisch, Siljan, Obertiljach, Maria Lugau dall'altra parte. Poi abbiamo tutte le montagne del Comelico. Guardate che bello. Quella che abbiamo di fronte a me, ovvero lì così, il Monte Spina. E più sulla destra abbiamo l'abitato dall'alto, che si vede bene dall'alto, l'abitato di Padola, con tutte le montagne che dividono il Comelico da Auronzo, e cioè il Monte Ajarnola e tutte le altre catene montuose che fanno parte del gruppo del Popera. In lontananza abbiamo dietro quella montagna lì, si potrebbero vedere le tre cime, ma non siamo alti a sufficienza. Qui è veramente fantastico, il panorama è incredibile, ma vi faccio vedere anche dove sono. Qui c'è uno strapiombo abbastanza, come si può dire, abbastanza suggestivo, ecco. Bellissimo. Ora mi sono mangiato un panino, mi sono un attimino riposato, fra un po' riparto e faccio il giro giù qua sotto, vedete? Qua c'è una strada che scende e torno da dove sono partito, e cioè dal... Farò la malga rinfreddo e poi la malga col trondo che si trova là sotto, in quella direzione. Ebbene sì, cari amici del canale, anche per oggi questo video volge al termine. Guardate in che posto meraviglioso mi trovo. Siamo in Comelico Superiore, provincia di Belluno, patrimonio dell'umanità UNESCO. Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo visitato l'Alpe di Nemes, il Col Quaternà, e tutta la parte che guarda verso la direzione del Monte Spina. Ci troviamo sabato prossimo alle ore 18 sul mio canale YouTube Andrea Costa Gallery. Mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Grazie a tutti e buona giornata.